Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Io sono Jul e oggi siamo tornati per parlare di Dissidia, opera omnia e più nello specifico della rivoluzionaria diretta che c'è stata ieri sera, precisamente martedì 26 febbraio. E ci sono state talmente tante novità riguardanti il mese di marzo che non posso tirarmi indietro dal commentarle e anche dall'incitarvi a dire la vostra, come al solito, nei commenti. Questa è una tipologia di video che mi piacerebbe rendere seriale, ovvero ogni fine di mese portarvi un recap delle novità che vengono annunciate in occasione di questi streaming su Twitch. Bando alle ciance, iniziamo subito, voglio cercare di essere il più veloce e sintetica possibile. Andiamo a vedere la prima di queste news. Updated daily login bonuses, o per meglio dire, aggiornamento ai premi che otteniamo per gli accessi giornalieri nella app, che non l'ho specificato nell'intro, ma sicuramente nel titolo del video lo farò, è Dissidia Opera Omnia versione global. Allora, abbiamo tre importantissimi cambiamenti nel giorno 3, nel giorno 5 e nel giorno 8 della catena di accessi nell'app, ovvero la login streak. Il giorno 3 attualmente otteniamo 100 gemme. Ebbene, dopo questo aggiornamento ne otterremo 400, il quadruplo, ragazzi, il quadruplo, e questo ci piace tantissimo. Giorno 5 perdiamo 300 gemme, ma guadagniamo un ticket, per cui bene o male siamo lì, anche se, e questo ve lo anticipo già, questo streaming ci ha confermato che d'ora in poi le gemme avranno molta più value di prima. Con questo non voglio certamente dire che da ora in poi dovremo sputare sui ticket, che ricordo continuano ad essere una risorsa gentilmente concessa a tutti i giocatori da questa app, che si riconferma ulteriormente dopo questo po' di aggiornamenti come uno dei gacha più free to play friendly, più facili da giocare per chi non ha voglia di spendere dei soldi veri in circolazione. Il giorno 8, che è sicuramente il più succoso, solitamente avevamo un ticket. Il ticket è stato sostituito da 3 power token. I power token, faccio un velocissimo ripasso, sono i nuovissimi gettoni rossi che possiamo raccogliere tramite daily login bonuses e tramite eventi specifici e che ci permettono di ottenere delle armi a nostra scelta dal negozio di gioco. Armi 15 CP o armi 35 CP, dei personaggi che vogliamo noi. Per cui questi gettoncini qui hanno un sacco di value. Conservateli e pensate bene alle armi per cui spenderli. Ultima, ma non meno importante news di questa prima parte, updated cycle quests. I simpaticissimi cactus col fiorellino in testa che in questo periodo di anniversario abbiamo avuto il piacere di sconfiggere nelle cycle quests saranno permanenti, ragazzi, e per chi non se ne fosse ancora accorto, quegli animaletti verdi lì, poi animaletti, sono più piante che animaletti, quelle piantine grasse lì smollano un sacco di gil, un sacco di esperienza e un sacco di cristalli, per cui ringraziamo ancora una volta Mamma Square, perché questo è veramente un grosso regalo. In questo modo potremo farmare molto più facilmente di prima. Bene, proseguiamo con le news e adesso mi rivolgo invece a tutti i giocatori che non si pongono problemi a spendere qualche eurino vero per questo bellissimo gioco. Da domani, dal 28 di febbraio, avremo infatti, come al solito per un periodo limitato, un nuovo costume acquistabile. E qui abbiamo il costume di Van. Purtroppo Dissidia tende a far uscire o dei costumi che mi piacciono o dei costumi che mi fanno schifo. Non c'è la via di mezzo. Questo di Van devo dire che mi piace. E tra l'altro, ricordatevi di Van durante questo video e in generale nei prossimi giorni, perché vi assicuro che sarà uno dei protagonisti assoluti. Come al solito l'offerta costerà 40 euro, avrete 9000 gemme più il vestitozzo di Van.
e ci hanno anche già spoilerato che più tardi in questo mese arriverà anche il vestito di un altro personaggio, e questo vestito sarà probabilmente una novità anche nella versione giapponese. La vedete la silhouette? Vi posso già spoilerare che si tratta di un certo biondino che smanetta con le carte e che sicuramente uscirà in occasione dell'evento di DUS. Oltre a ciò che vedete in schermo, aggiungo io un'altra news che non sto a mostrarvi perché ci metto 3 secondi netti ad anticiparvela. Arriveranno anche 2 nuove offerte Kupo Card, un'altra parte di gioco dedicata a chi paga e che vi permette, pagando decisamente meno rispetto ai costumi, di ottenere un buon numero di gemme. Non mi ricordo esattamente quante sono, in ogni caso il riassunto di questa parte di news è: date un'occhiata allo shop da domani perché potrebbero esserci delle offerte succose. Bene, adesso entriamo nel vivo di questo video, entriamo con la news che più di tutte influenzerà la nostra esperienza di gioco nei prossimi giorni, perché sappiate che questa novità inizierà da domani, giovedì 28 febbraio, ovvero la nuova batch, il nuovo gruppo di risvegli, che riguarda, come al solito, 6 personaggi, uno a colore, e nello specifico abbiamo Papa Limo, Wakka, Ida, Yuri, Setzer e Leile. Perché questa batch farà molto parlare? Perché questa è, senza il minimo dubbio, una delle migliori batch di risvegli che abbiamo avuto sino ad ora, se non la migliore, ragazzi. Papa Limo riceve un awakening estremamente esplosivo dal punto di vista dei buff su di lui e sul party, che gli permette di lanciare danni molto più consistenti, di avere anche un utile aumento degli usi delle abilità e soprattutto di essere molto più consistente in battaglia grazie all'introduzione di un attacco HP Plus e di un attacco Brave Plus. Wakka diventa a tutti gli effetti un eccezionale coach per la squadra, che buffa ad area tutto il party in base ai buff che riceve su se stesso. Ha degli attacchi che diventano molto più solidi in quanto ricevono anche l'effetto HP, e soprattutto diventa in grado di fare anche da Brave Battery, il che schifo non fa mai. Ida è quella sicuramente del banner che brilla di meno, ma ciononostante rimane comunque un buon personaggio da giocare, soprattutto nel circolo dei personaggi verdi. Yuri pure non ha affatto un brutto awakening, lui ha bisogno di supporti, cosa che invece Wakka e Papa Limo non necessitano così tanto, ma rimane comunque un personaggio in grado di tirare dannoni grossi grossi. E poi ci sono gli ultimi due, che a mio parere sono i gioiellini, ancora più di Wakka e ancora più di Papa Limo, che comunque sono due personaggi che secondo me saranno notevolmente potenziati e avranno una nuova rinascita nel meta. E sto parlando di Setzer e di Leile. Ragazzi, se riuscite, mettete le manine sulle armi di questi due. Setzer diventa un mitragliatore, solo che invece di sparare proiettili, spara carte da briscoletta. Allora, Setzer diventa un personaggio che fa un botto di cose e le fa tutte bene. Eccezionale Brave Shaver, eccezionale DPS, perché entrambe le sue mosse diventano Brave più HP, e Red Card diventa una roba tipo la X del Cavaliere Cipolla, cioè colpo Brave, Brave, Brave HP, Brave, Brave, Brave HP, quindi mitraglione di danni incredibile, via che si va. Diventa un buffer per la squadra, ha una delle passive più forti in assoluto ed è estesa a tutti gli altri. Non mi ricordo le statistiche, informazioni più dettagliate le potrete trovare chiaramente su internet. Però Setzer veramente, veramente, veramente un gioiellino, e con la X migliorerà ancora, per cui tenetelo d'occhio, soprattutto perché è un ranged ed è una tipologia di personaggi che non tutti hanno. Se non avete messo le mani su Noctis, pigliatevi Setzer, io ve lo straconsiglio, anche se avete già Noctis, perché è veramente un ottimo personaggio viola. E poi abbiamo Leile, e con il risveglio di Leile diamo il benvenuto al Chase Meta, al meta dei lanci, perché Leile diventa un lanciatore professionista, roba che le migliori squadre di baseball del mondo in confronto hanno dei lanciatori che tirano pacchetti di patatine. Leile diventa un personaggio unico nel suo genere, molto affidabile, che non si affida, come invece fanno Zidane o Cecil, alla X
per avere un potenziale di lancio maggiore. Ora Cecil chiaramente perde nei confronti di Layla, anche perché è un personaggio che qualitativamente non gli sta dietro al a questo biondino, no? Al biondino di Crystal Chronicles. Per cui assolutamente, se avete le armi di Layla, investite su di lui. È un personaggio giallo ed è un personaggio che assolutamente vale la pena di essere tirato su. Un'ottima mano per i free to players e per chi ha appena iniziato a giocare, perché con Layla farete bene il 90% delle future coop, perché chi lancia è sempre il benvenuto nelle squadre, anche se non è bonus. Per cui ottimo, ottimo, ottimo banner. E non ho ancora parlato delle due EX che saranno rilasciate, che sappiamo già praticamente al 100% di chi saranno, e stiamo parlando della EX di Van e della EX di Prish. Allora, nessuna delle due è game breaking, per ora non usciranno, almeno per un mesetto, questo mese non usciranno delle EX che proprio spaccano il gioco, ma sono sicuramente due EX di valore. Van, se giocate a Opera Omnia da abbastanza tempo, sapete che è uno dei personaggi di punta, un ottimo DPS magico. La EX gli regala un simpatico piroclasma, quindi un ottimo colpo che si aggiunge al suo arsenale di ottimi colpi. Non lo trasforma in un personaggio incredibile, impressionante, non si parla di una EX come quella di Noctis che vi va a influenzare tutto il personaggio, ma sicuramente i main di Van la vorranno. E l'altra è la EX di Prish. Prish non è altrettanto confermata come Van, perché Van avrà il costume, per cui ci esce sicuramente, ma visti i personaggi che ci propongono come Awakenings e visto il fatto che c'è sempre l'abbinamento di una EX fisica e di una EX magica, è molto probabile che tocchi alla Elfetta. La EX di Prish è un'altra ottima EX, per cui anche in questo caso, se avete già investito su Prish e volete una bella picchiatrice, vi consiglio di prendere la sua. E quindi sì, in generale domani arriveranno veramente due banner eccezionali. Se avete delle risorse e vi piacciono i personaggi, andate, andate ragazzi, sono degli ottimi banner, non sono affatto delle trappole. Ovviamente insieme ai banner ci arriveranno anche delle nuove Heretic Quests, per cui cercate di tirare su il maggior numero di personaggi possibili, perché in questo tipo di missioni la quantità vale più della qualità. Se avete magari un team composto da soli tre personaggi che vi fanno tutte le missioni, potreste essere un po' in difficoltà nelle Heretics, per cui fatevi due conti, tirate su i personaggi e buona fortuna per le pulse, ragazzi. Adesso voglio spendere due parole per gli eventi che usciranno ben oltre questa settimana, e voglio iniziare dal prossimo capitolo di storia, che sarà il capitolo 1 dell'atto 2, Drawing Chaos, che inizierà il 14 di marzo. Questo sarà un capitolo che, come diritto, ci presenterà un nuovo personaggio inedito per il quale potremo pullare, e in occasione del quale avremo il debutto di una nuova EX in gioco. Il personaggio nuovo sarà Seven, da Final Fantasy Type Zero, un personaggio che non avrà sicuramente sul meta lo stesso impatto di Kaizit, non è altrettanto must have, per cui diciamo che le vostre gemme possono riposare un poco, ma che comunque non è nemmeno così pessimo. Se vi piace il personaggio potete tranquillamente pullarci. E la EX che arriva insieme a lei è niente proprio di meno che la EX di Rem, sempre da Final Fantasy Type Zero, che è un'ottima EX, è una di quelle EX che effettivamente cambia di parecchio il personaggio, perché dà a Rem quella spinta offensiva e quella bella cura d'area sostanziosa che la possono rendere un supporto sicuramente interessante. Ora, lo so, siamo in un momento del gioco in cui abbiamo dei supporters clamorosi, fortissimi, Kaizit, Selfie, avremo anche Dus, magari non ci sarà spazio per Rem, magari non varrà nemmeno la pena di pullare per la sua EX quando abbiamo già dei supporter che curano e che fanno anche danno, in primis Kaizit. Però lo dico per i fan di questo personaggio, che comunque ha una meccanica molto interessante, no? Sposta i turni, è un pochino come l'alzatore nella pallavolo, lei è una stratega, no? Ed è un ruolo che sicuramente per molti risulterà divertente, questo lo capisco assolutamente. Per cui io ve la segnalo comunque questa EX. I main di Rem non se la dovrebbero lasciar scappare, perché è un'arma molto 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 importante per dare più valore a questo personaggio. Altri eventi che sono già stati confermati saranno il Lost Chapter di Celes, che inizierà il 4 di marzo, nel quale troverete la EX di Celes. Celes è un tank magico.
ha un ruolo nel meta che solo lei ricopre così egregiamente, per cui se la volete, se puntate a lei, se sapete già che ci saranno delle sfide in futuro in cui lei sarà fondamentale, e vi posso già dire che ci saranno, cercare la sua ex non è una cattiva, non sarebbe una cattiva idea, quindi valutate. Il 18 di marzo arriverà il Lost Chapter di Kane con la sua EX, anche Kane avrà un'ottima EX, per cui si può valutare di pullare anche per lui, e l'11 di marzo avremo Pandemonium permanente. Mettete le manine su Pandemonium, parlo a chi non l'ha fatto quando è stato proposto per la prima volta il suo evento, perché lui è fondamentale per il già da me citato Chase Meta, è diciamo l'evocazione del Chase Meta. Non è obbligatorio, perché lei le bene o male fa le sue cosine anche senza Pandemonium, però sicuramente se magari si vogliono provare delle strategie con Realm piuttosto che personaggi da affiancare al suddetto biondino, Pandemonium può essere un'ottima opzione. Aggiungo inoltre che gli eventi nuovi, personaggi nuovi già confermati per il mese di marzo sono Fang, che sarà la prossima, e Dus, la prima da Final Fantasy XIII, che avrà tra l'altro un banner molto particolare, ragazzi, perché in Giappone con lei ha debuttato l'ex di Tidus, che noi abbiamo già avuto, per cui chissà, potrebbero addirittura farci debuttare una EX in anteprima. Tenete d'occhio il banner di Fang e poi il banner di Dus, dove debutterà la EX di Ace insieme al vestito di cui abbiamo già parlato del suddetto personaggio, e Dus è un ottimo supporter, di nuovo un ottimo supporter. Certo, se avete già Kiteseat e Selfie, non ritengo che lei sia super fondamentale, ma se non li avete, soprattutto se non avete Kiteseat, Dus dovete assolutamente valutarla. Bene signori, siamo arrivati alla fine del video e voglio concludere con quella che è stata la bomba più bomba di tutta la diretta. La notizia più scandalosa, più incredibile, più inaspettata da tutti, giocatori del Giappone piuttosto che giocatori dell'NA. Ovvero il rilascio anticipato di più di un anno del token system in Dissidia Opera Omnia Global. Che cos'è il token system? Allora, d'ora in poi, da domani, quando faremo un'evocazione utilizzando le gemme, solo le gemme, i ticket no, otterremo un tot di token. Questi token li potremo utilizzare per ottenere degli oggetti da un negozio dedicato al banner in questione, quindi ricordatevi che ogni banner avrà un suo negozio specifico, quindi questi token non sono cumulabili alla lunga, ma valgono esclusivamente per il banner in cui avete evocato. Ebbene, in questo banner, o meglio in questo negozio, troverete tutte le armi trovabili nel banner, compresa la X. Per ottenere la X dovrete pullare 75.000 gemme per avere un totale di 300 token. Vi risparmio la matematica. 75.000 sarà d'ora in poi il numerino magico. Vi sembreranno tante, ragazzi. Io lo so che a molti di voi sembreranno tantissime. Ma vi assicuro che per il vostro personaggio del cuore, per un personaggio che volete al 200%, per un personaggio che proprio desiderate e che in caso di, diciamo, sfortuna vi potrebbe portare addirittura a droppare il gioco, fidatevi, in quel caso le risparmiate 75.000 gemme, che è esattamente quello che per esempio io farò per Rinoa. Io arriverò da Rinoa al 100% con minimo 75.000 gemme, perché la sua ex la esigo al 100%. È questo il vantaggio di questo sistema, ragazzi, che finalmente premia i risparmiatori, perché adesso risparmiare si traduce in guadagno assicurato. Il che, come avevo già anticipato, porta le gemme ad avere un valore praticamente raddoppiato rispetto ad ora. Perché le gemme adesso hanno una certezza. Vi assicurano di avere l'arma top del banner. E questo è importantissimo per un gacha system sano. Perché vuol dire che noi non sperperiamo le risorse. Cosa che tra l'altro a me è capitata, io ve ne posso parlare in prima persona, ragazzi. Io ho speso ben più di 75.000 gemme nel banner di Noctis. E la sua ex io non ce l'ho. Se ci fosse stato questo sistema invece, la mia spesa sarebbe andata a buon fine. E questo è qualcosa di straordinario. Non sottovalutate il token system ed ora in poi organizzatevi con più coscienza. Va bene tirare i ticket nei banner perché magari vi annoiate o perché c'è un personaggio che vi stuzzica, che vi piaciucchia, eccetera, eccetera. Ma per i vostri favoriti,
tenete le gemme in saccoccia, che da adesso in poi conviene. E questo è tutto, miei cari. Non credevo di essere in grado di tenere questo video entro i 20 minuti, era l'obiettivo e ce l'ho fatta, perché le news sono state veramente tante e io ho cercato di riassumerle nel miglior modo possibile. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi, fatemi sapere per chi pullerete, per chi siete in hype e in generale come avete recepito queste novità. Da Giulle è tutto e ci vediamo con i prossimi video dedicati a Dissidia. Ciao!